tutti, siamo arrivati alla conclusione di un nuovo evento di Abicocca e siamo qui con Giorgio Dell'Erba, che è CEO di FlipTech. Allora, la prima domanda che ti chiedo è: cos'è FlipTech per quelli che non c'erano oggi all'evento? FlipTech è uno spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare della sede di Milano, dell'IT, e noi abbiamo realizzato un processo per la realizzazione di microchip che sono trasparenti, flessibili e riciclabili. Dove credi che andrà questo mercato? Cioè, che sviluppi credi che avrà nel prossimo futuro? Ma sicuramente questa branca, diciamo, dell'elettronica, questa nuova elettronica flessibile, trasparente, adattabile, troverà tantissimi impieghi all'interno di diverse aree di mercato. Noi stiamo puntando molto sul monitoraggio delle tempistiche che sono passate dall'apertura di un prodotto, quindi immaginatevi un cosmetico, riusciamo a mettere un'etichetta che dice da quanto tempo è stato aperto, e questo qua è un grosso problema che va anche incontro a delle regolamentazioni dell'Unione Europea. Su ogni cosmetico, per esempio, c'è un simbolino che dice quanto tempo il cosmetico è valido, da quando viene aperto. Ma immaginatevi anche in senso più ampio, la confezione del latte potrebbe essere particolarmente interessante. Io per esempio butto sempre un bel po' di latte perché non mi ricordo quando l'ho aperto. E diciamo che le prospettive di mercato sono ottime. Siamo tra le 4 aziende al mondo in grado di realizzare elettronica flessibile e siamo le uniche al mondo attualmente a realizzarla completamente stampata, con stampanti a getto d'inchiostro, stampanti rotative. Questo, diciamo, ci permette di avere un sacco di vantaggi. L'ultima domanda che ti chiedo è: per noi studenti che ci stiamo affacciando nel mondo del lavoro adesso, hai qualche consiglio personale da darci? Consiglio personale è: non demordete, perché in questo momento il mercato del lavoro è particolarmente cattivo con i neolaureati, ma anche non neolaureati, quindi anche con chi ha esperienza. Non lasciatevi mettere i piedi in testa, non fate lavoro gratuito per nessuno, perché il lavoro si paga. Tenete duro e andate avanti. Perfetto, allora ringrazio Giorgio e noi ci vediamo ai prossimi eventi di Abicocca.